Allora, siamo qui con Luigi Covatta, ex dirigente socialista, attuale direttore di Mondo Operaio. Cosa fare perché finalmente nasca la casa unica di tutti i riformisti? Il PD potrebbe diventarlo? Mi sembra difficile. Mi sembra difficile perché il processo di formazione di questo partito è stato tutto di vertice, nonostante le esibizioni di elezioni primarie e altre cose di questo genere, e ha tutelato oltre ogni limite la continuità di certi gruppi dirigenti. E sull'ultimo numero di Mondo Operaio noi pubblichiamo un saggio di Antonio Funicillo, che è un dirigente del Partito Democratico, collaboratore di Enrico Morando, che si diverte a mettere in rilievo due cose. Primo, nelle elezioni regionali mediamente i candidati del PD avevano 15 anni più di quelli del centrodestra. Secondo, i giovani cosiddetti del PD non rappresentano una novità, perché, ad avviso di Funicello, ma non mi sembra tanto lontano dal vero, più che per cooptazione sono stati prodotti per clonazione e quindi riproducono, come nei frattali, le stesse dialettiche che da 20 anni caratterizzano sia il gruppo dirigente ex comunista che quello della sinistra democristiana. E in queste condizioni mi pare complicato immaginare che il Partito Democratico possa avere uno scatto che lo porti ad essere effettivamente il partito di tutti i riformisti, che non significa che questo obiettivo sia in sé sbagliato, però per ora è stato perseguito in questa maniera e non vedo francamente via d'uscita. Poi a questo si deve aggiungere che la crisi globale, la crisi finanziaria, la recessione economica esigono risposte nuove, mi pare che queste risposte latitino sia a sinistra che a destra, per la verità, e forse si tratterà anche di ridefinire il termine riformismo in questa condizione. Come valuti l'ipotesi di una grande coalizione che apra una fase costituente per la realizzazione delle riforme? In questo momento sarebbe indispensabile, non ne vedo le condizioni politiche, perché tra l'altro non solo i due partiti maggiori hanno tratto forza da un determinato meccanismo elettorale e dall'enfatizzazione del bipolarismo, ma anche i partiti minori in questo schema prosperano. Basti pensare alla Lega da una parte e al partito di Di Pietro dall'altra. Quindi io resto dell'idea, che anche questa comunque è utopica,
che se si vogliono fare riforme istituzionali, che si debbono fare, lo strumento principe sarebbe un'assemblea costituente eletta a suffragio universale e forte quindi di una legittimazione propria. E ricordo a me stesso che i grandi partiti della Prima Repubblica diventarono grandi così, perché se noi andiamo a vedere cos'erano la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista nel 44-45, De Gasperi non veniva neanche preso in considerazione in Vaticano, dove anzi la curia era contraria all'unità politica dei cattolici. Togliatti era il capo di un partito di funzionari, Nenni era il capo di una specie di circo Barnum dove c'era di tutto, da Saragat a Morandi, era il capo di un partito che era così forte e coeso che per coinvolgere un dirigente prestigioso, ma comunque sicuramente minoritario come Lelio Basso, dovette addirittura cambiare nome, diventare PSIUP, perché Basso aveva la forza di imporre quell'UP, quell'unità proletaria che rappresentava il suo gruppetto del movimento di unità proletaria. Quindi se i padri, i leader dei maggiori partiti non avessero cercato legittimazione in un processo costituente, probabilmente il Partito Comunista non sarebbe diventata quella cosa un po' strana, ma comunque solida che è stata, la Democrazia Cristiana non avrebbe conquistato l'egemonia, il Partito Socialista nemmeno. Quindi, la mia speranza è che qualcuno a destra e a sinistra capisca questo, perché uno dei limiti del PD e anche del PDL, a quanto si vede quotidianamente ormai, è di non essere passati attraverso questo tipo di legittimazione, di essere quindi degli aggregati un po' raccogliticci di ceto politico, non di popolo.